Cosa c'entra l'Efrem? Lui era via militare quando è successo queste cose brutte che dopo me mi hanno mandato via e così. E zio Franco, piuttosto di andare militare, è andato a impiccarsi, tutto il marito piangeva, tutto era un bravo ragazzo. E quella famiglia lì della mia nonna era una famiglia, tutti bravi ragazzi. Il nonno aveva preso dentro il dosso, perché la casa non era del dosso, non era sua, doveva solo lavorare lui, era di un conte di Milano. E era molto bello dentro il dosso, la cascina bella, molte cose belle, molto... E dopo io, quando sono andata in Svizzera, ero contenta perché non mi piaceva a me. Non mi piaceva fare la contadina. E chi ti ha presentato il nonno, il papà? E arrivo in piazza, a San Rocco sempre. Ah, arrivo la Maria, perché mandavo sempre tanti vestitini per i poveri, no? Una volta erano tutti poveri, mandavo sempre tutto. Arriva la Maria, ci porta il cioccolato, la Maria qua, la Maria là. E di lì papà ha detto chi è quella lì, e dopo l'ha detto. Ma già la Maria, se la manca Maria poco. Longa. Ecco, Lunga, perché c'era un'altra Maria. La Pinina. E poi ecco la zia Pinina, che la chiamavano così. Poi dopo, alla fine, io partivo tutte le estate, che arrivavo sempre. E un San Rocco son venuta come al solito a far festa, e di lì ho conosciuto papà. Non la conoscevo. Ma aveva già un'altra ragazza lui, eh? Sì, aveva l'Assunta, che era una bella ragazza, l'Assunta, con i capelli, me la ricordo sempre, che era una bella ragazza, molto più bella di me. Io ero nera, con i capelli lunghi, lunghi. E allora, quando mi vedeva, lascia stare il medico, che era roba mia, eh? Nel memo russo. Che te tocca a Tom Rus che mi partisse per la Svizzera, mi sono contenta di partire, che la tocca il tutto. Eppure lui una volta sono arrivata a fare le vacanze e trovo suo papà che mi chiama. Ah, le arriva la Maria. E io gli dico, sì. Te chi sei, se mi conosci, no? Allora... Sei il figlio di chi? sì, sei il figlio di chi te sei? E dopo gli dico, ma sì, ma te lo conosci mia, ma tu ti conosci da quando sei giù, un amico a Milano. E alla fine, quell'estate lì, abbiamo deciso, gli ho chiesto alla mia mamma se poteva scrivermi. E io gli ho detto, a me non mi interessa niente, io parto contenta per la Svizzera. Sai cosa ha fatto il papà furbo? È andato dalla mia mamma, l'ha pregata di dargli l'indirizzo mio. E di lì ci siamo sempre scritti. E che fine ha fatto la sua morosa? E la sua morosa la vedevo tutte le estati che arrivavo e mi diceva, lascia stare il medico, perché è il medico russo. E perché lui l'ha lasciata? E l'ha lasciata perché l'ha trovata due o tre volte insieme a altri uomini. Ah. Era molto geloso il papà, un uomo geloso. E dove sono le lettere d'amore? Se mi trovava a me, devo andare sotto a cercarle a Girolamo, avrò bruciato tutto. Ho bruciato tutto. So che devo chiedere a Girolamo se ci sono ancora le lettere che io scrivevo alla mia mamma e alla Lisa tutte le settimane. Penso a te, 6 anni tutte le settimane ti scrivevamo.
E adesso non sei più capace di scrivere il biglietto della spesa, sì. Pensa un po', Maria. Sì, pensa. Sbaglio perché adesso, cara. Scrivi. Ho anche quasi 100 anni, pensa che. Hai finito il diario? Ne avevo 12, 13. Hai finito il diario, devi fare il diario. Il diario gliel'ho dato alla. Un po' ce l'ho e un po' gliel'ho dato alla Sara perché. La Sara gli piace le ricette. Ma non il diario delle ricette, quello che ti diceva la dottoressa della tua vita, di scrivere. Sì, ma l'avrò bruciato anche quello. Ma che l'avrò bruciato? Oppure c'è ancora lì, qualcosa c'è ancora lì. C'è lì anche il baredo. Ecco. C'è lì...